Pierantonio Sandri era un ragazzo giovane, appena diplomato, che abitava a Niscemi con la madre. Aspettava qualche giorno, era settembre, per partecipare al concorso per entrare all'università nel corso di odontotecnico. Purtroppo in quel periodo Niscemi era profondamente infestata dal fenomeno mafioso. Si era in campagna elettorale e vi erano numerosi attentati nei confronti di alcuni candidati, soprattutto incendi di auto e cose di questo tipo. Pierantonio ha assistito a uno di questi attentati incendiari, ha visto questi ragazzi che lui conosceva bruciare una macchina di un candidato. Purtroppo la sua, diciamo, onestà era nota a tutti, soprattutto a questi ragazzi, appunto, che erano suoi coetanei, ed è stato sequestrato e ucciso. La vicenda di Sandri è particolare, l'avete ricordato qui, per il ruolo che la madre ha saputo avere in tutti questi anni, anche grazie a Libera che l'ha aiutata, l'ha supportata. Purtroppo non è qui con noi oggi, ma ha potuto quantomeno sapere che la morte del figlio non derivava da comportamenti di Pierantonio, da quello che Pierantonio aveva fatto, al contrario, era proprio il suo impegno, la sua pulizia, la sua onestà morale che lo aveva fatto individuare come un possibile obiettivo. Pierantonio è sparito nel settembre del 95. Per 14 anni non si è saputo nulla, la madre ha lottato tantissimo per scoprire la verità, ma in paese nessuno parlava e le indagini non avevano portato a nulla. Dopo 14 anni, grazie alle rivelazioni di un collaboratore di giustizia, che era uno degli assassini di Pierantonio, nonché ex alunno della madre di Pierantonio, si è potuto ritrovare il corpo, che era stato malamente seppellito nella sughereta di Niscemi, e la madre ha potuto, diciamo, trovare pace, perché ha potuto seppellire, finalmente fare il funerale al figlio. Da quel momento in poi è partito anche il processo. Al primo grado è stato condannato solamente il collaboratore di giustizia che aveva confessato. Al momento però ci sono altri indagati. Voi sapete che oggi c'è il processo d'appello, la procura ha svolto ulteriormente delle indagini, recentemente ci sono state delle misure cautelari per altri possibili responsabili di questo omicidio. Io confido che anche su questa vicenda si possa presto dire una parola fine. È uno dei tantissimi casi che restano nell'ombra. Libera ha come scopo quello di ricordare e portare alla memoria tutte le vittime di mafia, perché non esistono vittime più importanti o meno importanti, esistono vittime più note e altre, come Pierantonio, meno note e più.